Dopo la scuola, lo studente può iscriversi all'università, a un corso di laurea triennale oppure a un corso di laurea a ciclo unico. Il corso di laurea triennale dura 3 anni e prevede il conseguimento di 180 crediti formativi. Al termine di questo triennio, lo studente può decidere di iscriversi a una laurea magistrale che dura 2 anni e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi, ma può anche decidere di seguire un master universitario di primo livello di durata annuale. Al termine della laurea magistrale, lo studente può invece decidere di iscriversi a un master di secondo livello, anch'esso di durata annuale, oppure di provare l'accesso a un dottorato di ricerca. Il corso di laurea a ciclo unico è un corso di laurea più lungo, quindi è un corso di laurea istituito come se già fosse dall'origine come una triennale più una biennale e dura 5 o 6 anni e i casi più famosi, ma non sono gli unici, sono quelli di giurisprudenza e di medicina. Al termine di questi corsi di laurea ci sono le scuole di specializzazione. Un credito formativo è un'unità di misura che misura dunque la quantità, diciamo, di ore, l'impegno che lo studente deve mettere per riuscire a superare, per seguire un insegnamento, un corso e per superarne l'esame. Esistono esami da 6 crediti, da 12, da 9 e da 12. Poi ci sono delle eccezioni, ma la scansione normalmente è questa all'Università di Siena. Non vuol dire questo che un esame da 12 CFU sia un esame più difficile o più importante di un esame da 6 crediti formativi. Vuol dire semplicemente che per poter finire il suo programma il docente ha bisogno di un numero maggiore di ore e lo studente ha bisogno di un numero maggiore di ore per studiare. Abitualmente un corso da 6 crediti formativi prevede 36 ore, in media 36 ore di lezione, mentre un corso da 9 crediti prevede una cinquantina di ore di lezione e una settantina un corso di 12 crediti formativi. I programmi di studio sono inseriti in quello che si definisce piano di studi. Il piano di studi non è altro che l'insieme degli insegnamenti che gli studenti devono seguire e questi insegnamenti sono distribuiti su 3 anni. All'interno, diciamo, la didattica è distribuita all'Università di Siena su 2 semestri. Nel primo semestre, il primo semestre dura da settembre, va da settembre alla fine di gennaio abitualmente. Il secondo semestre dalla fine di febbraio a metà giugno. Febbraio è periodo di silenzio didattico, vuol dire che gli studenti dovranno sostenere gli esami di cui hanno seguito, diciamo, le lezioni nel primo semestre. A partire dalla metà di giugno possono sostenere gli esami che hanno seguito nel secondo semestre o, qualora fossero rimasti indietro, quelli del primo semestre. Ogni esame prevede un voto. Il voto è una cosa quindi molto diversa da credito formativo. E che cosa è il voto? Il voto è la valutazione che il docente dà alla preparazione dello studente. I voti vanno da 18 a 30 e lode. Come è istituita, come è organizzata la didattica? Normalmente ciascun docente, ciascun insegnamento, diciamo, viene erogato in 3 giorni settimanali in orari stabiliti e che è cura dei diversi comitati per la didattica costruire, fare in maniera che non si abbiano, che si evitino il più possibile sovrapposizioni. Io, per esempio, insegno la mia materia il martedì dalle 11 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 16, il giovedì dalle 9 alle 11, ma le scansioni orarie sono naturalmente diverse di dipartimento in dipartimento. Ciascuna ora e ciascuna lezione accademica dura 2 ore accademiche. L'ora accademica dura 45 minuti. Questo quarto d'ora che le manca per essere un'ora normale, diciamo, serve agli studenti, ai docenti per spostarsi da un'aula o all'altra o semplicemente per prendere un caffè e fare una pausa.